Matteo Renzi interviene sul tema delle intercettazioni con un'intervista al TG5. Servono per scoprire i colpevoli, dice il governo non ha intenzione di metterci mano. Noi non cerchiamo il legittimo impedimento, ma sul tema è ancora polemica tra i partiti. Sonia D'Ottavio. Settimana decisiva per la riforma costituzionale. Da domani riparte la discussione alla Camera. Votazioni al via da martedì. Ma per il governo la strada rischia di essere in salita. E se il PD avverte useremo tutti i mezzi regolamentari a disposizione per chiudere il capitolo riforme, le opposizioni alzano il tiro e chiedono di rimandarle a dopo quello sulle mozioni di sfiducia, quella di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega e quella dei 5 Stelle. Il movimento insiste, aspettiamo che entro domani mattina il capo dello Stato Mattarella ci risponda e ci incontri. Altro fronte aperto è quello delle intercettazioni. È ancora il movimento ad accusare. Il governo è in affanno e allora scatta il riflesso berlusconiano. Imbavagliamo le inchieste. E dal blog il movimento rilancia l'hashtag. Pubblicatele tutte. Ma vi pare che nel bel mezzo di uno scandalo che coinvolge il governo e di cui noi siamo venuti a conoscenza, grazie alle intercettazioni telefoniche, il governo Renzi vuole fare una legge per limitare la pubblicazione delle intercettazioni? Ma cosa ha da nascondere Renzi? Noi siamo contrari a questa legge. Il problema non sono le intercettazioni, ma i corrotti che parlano a telefono. All'attacco sulle intercettazioni anche Forza Italia.